Andiamo a Pestum! Socia, fa un caldo, ringraziamo il cielo di questi alberi greci. Questi alberi sono greci, come olive. Raga, chi ci passava qua? No, i greci. Sì, i greci italiani con i loro sandali. Ci troviamo di fronte a quello che era il teatro greco e ci fa capire questo teatro quanto fossero piccoli i greci. Gli gnomi erano, oppure questo è un teatro di gnomi. No, questa era l'agora, la piazza dove avevano tutte le loro liti politiche e non. Non è proprio l'agora, è quello che resta degli edifici. Cioè tutto questo sito non è proprio Pestum, si chiamava Poseidonia prima. Mo che lo sai, poi è stato rinominato Pestum, dal loro famigerato Pestum alla genovese. Ma che cos'è? Era i resti dell'edificio adesso dell'agora. I resti dell'edificio accanto all'agora. Questi sono i resti degli edifici teatro greco a est dell'agora. Est è là, nord è là. Se nord è là, là è sud. Là è sud, quindi a est dell'agora. Ora ci troviamo in un anfiteatro vero e proprio, più tardo rispetto ai templi, perché è dell'80 barra circa 50 avanti, dopo avanti di Cristo. Questa data è qui, ancora parte è stato sotterrato perché c'è la strada qua davanti a me. E nulla. Che devi dire? Ma dai, ma non hai visto un gioco. Non vedo se la sto riprendendo, una piscina. C'è un tuffo? Sì, sì, lì c'era la piscina. E di là c'erano gli spogliatoi. Noi siamo bravi archeologi. Immaginatevi la piscina, l'anfiteatro, i templi, tutto perfetto, quanto poteva essere magnifico, quanto i greci stessero avanti, anche se non erano propriamente solo greci, cioè. Facevano una bella vita qua, raga, altro che noi. Sei comoda. Ora ci troviamo all'interno del tempio di Poseidone, dedicato a lui proprio perché la città si chiamava il tempo Poseidonia. Ultimamente mi sono dimenticato di... cioè, ci ho messo così tanto a cambiare la batteria della macchina fotografica e mi sono dimenticato cosa stessi dicendo. E questo è l'ultimo tempio di tutto il sito, ed è il tempio di... La basilica. Ah, questa è la famosa... La famosa basilica di San Pietro. Vedi il colonnato del Bernini, la cupola? Bello. Ci godiamo un po' l'ombra dell'ultima basilica. Un caldo che si muore. Rispetto alla Valle dei Templi, non so se mi è piaciuta di più o di meno. Forse la Valle dei Templi mi è piaciuta di più. I templi sono in condizioni, devo dire, molto buone. Chiediamo dei pareri. Ragazzi, pareri? È tutto magnifico e mantenuto molto bene, contrariamente alle aspettative comunque. Mazzo, troppo serio. Troppo. Siamo finiti in mezzo a uno spettacolo teatrale. A delle prove di uno spettacolo teatrale. Ok, abbiamo completato questa visita. Ora andiamo verso il Vallo di Diano, dove si dice ci sia uno dei più bei tramonti di tutta la Campania. Bella templi! Ragazzi, perdonatemi, so che non è il tramonto più bello che abbiate visto, ma è comunque una bella vista. A quello dove dovevamo andare purtroppo non ci siamo più andati, data l'ora tarda. Penso ci andremo nei prossimi giorni e vi farò vedere. Sono diventato blu tutto insieme.
E nulla, la giornata è finita, io vi saluto, vi auguro una buona fine visione e al prossimo video. Non c'entra assolutamente nulla, ma a me questo cavallo piace davvero tanto.